Spiego brevemente la mia ricerca. Sono partito dal genere musicale della drum and bass, dalle origini, da tutte le sue sfaccettature, fino ad arrivare alle influenze sul jazz moderno. E infatti anche i brani hanno l'ordine stabilito per arrivare fino alle influenze del jazz. Parto da un brano di Giorgio Moyer, Retox, che è completamente elettronico, per poi fare un brano del pianista e compositore Edoardo Villella, per poi finire con due brani del trio contemporaneo Gogo Penguin, completamente in acustico. E questo perché la mia tesi cerca di spiegare come un genere musicale completamente separato dal suo contesto storico e sociale nel momento in cui lo suoni anche con altri strumenti, oltre a quelli che sono stati suonati per crearlo. Quindi si può suonare un brano drum and bass con degli strumenti jazz classici e mantenendo lo stesso stile e lo stesso impatto. Buon ascolto. Thank you.
Grazie.
Edoardo Vilella, Eros Rambaldi e Roberto Penna. Grazie a tutti. Pietro Galvani, in nome della Repubblica Italiana dall'Alta Formazione Artistico-Musicale, vista la media delle prove sostenute, ti conferiamo diploma accademico di primo livello in batteria, jazz e percussioni, con la votazione, vorrei essere sicuro, di 110 su 110. Complimenti.